lavori di questa sede all'autunno scorso, nel 2019. Abbiamo finito, abbiamo quindi cominciato a preparare i panini e le cose per le persone per strada. E poi a febbraio eravamo abbastanza pronti per fare l'inaugurazione, però c'è stato il lockdown, quindi abbiamo dovuto chiudere. Abbiamo chiuso e il comune ci ha detto che dovevamo chiudere il locale. E quindi è stato chiuso tutto marzo, tutto aprile, poi a maggio abbiamo chiesto, visto che c'erano tante persone che avevano bisogno per strada, poi il lockdown ha aggravato la situazione di tanti che già erano in difficoltà, abbiamo chiesto di poter continuare. In effetti abbiamo continuato, ha riaperto a maggio e lì, qui però abbiamo iniziato a distribuire dei pacchi alimentari. E l'abbiamo distribuiti alle persone, alcune persone del quartiere, ci sono arrivate diverse segnalazioni di persone che erano in difficoltà perché non riuscivano più a trovare le mense che ormai erano chiuse per la quarantena, per il lockdown, e quindi abbiamo cominciato questa cosa nuova, diciamo, per noi, quindi a dare questi pacchi alimentari. Martedì lavoriamo qua, facciamo i panini, se no si fa un secondo. Dipende che ci tocca fare, se fanno 170, 160 panini o 160 secondi, o primo. Finora abbiamo fatto secondo e panini. La cosa del dolce è simpatica perché tutta la gente è volontaria e le porta di casa, già fatta. E si taglia e si mette pezzettini. E quella è una cosa di più che si fa è nel pacco, vero? Nel sacchettino che si prepara. Le persone che preparano il dolce magari sono persone che non escono, magari sono persone che non possono uscire o che sono un po' più anziane, pensionati, che magari preferiscono aiutare da casa. Allora abbiamo trovato questa soluzione, diciamo, di poter aiutare anche stando a casa, quindi preparandoci quel dolce che è qualcosa in più che poi fa bene anche al cuore oltre che alla pancia, diciamo. I sacchetti li portiamo alla chiesa dell'Annunziata e poi verso le 20:30 ci sono tante persone, volontari, che vanno in queste zone dove voi avete visto noi. Le zone sono soprattutto le stazioni grandi, Principe, Brignole, e poi altre zone che noi conosciamo ormai da tanti anni, dove stanno persone senza casa e che trovano un riparo magari sotto i portici. Quindi sono queste zone che noi frequentiamo ormai da tanti anni. Mario! La gente che viene a prendere il pacco alimentare viene due sabati al mese. E sono appunto persone che ci hanno segnalato dalla nostra segreteria, piuttosto che persone che ci hanno telefonato anche direttamente, oppure sono persone che abbiamo incontrato, magari abbiamo visto che avevano bisogno, le abbiamo incontrate per strada, ecco, e vengono, e alcune anche da zone limitrofe, quindi da Multedo, zone un pochino più distanti. E sono sia persone italiane sia persone non italiane, un po' di tante età. Abbiamo sia famiglie con bambini, sia persone già un pochino più avanti negli anni, adulti, ecco, quindi sono un pochettino le nuove, purtroppo, povertà di questo periodo, perché la fame in questo periodo si fa sentire ancora di più, soprattutto per le persone che già erano in difficoltà. Questi sono gli anziani dell'Istituto San Giovanni Battista che noi ogni settimana andiamo a trovare e poi ci facciamo qualche festa, e questo era il giorno di Natale, che è il pranzo di Natale che abbiamo fatto, e abbiamo fatto tutte queste fotografie qua. Questo è l'appello per riumanizzare le nostre società, cioè un appello per fare in modo che gli anziani non siano più considerati, come dice Papa Francesco, uno scarto.
ma perché si intraprendano azioni anche a livello politico e scelte importanti, sociali, perché migliori molto l'assistenza agli anziani, in modo che non siano costretti, tra virgolette, come certe volte si legge, a finire gli anni della loro vita in istituto. Io penso che questo non se lo augura veramente nessuno, ma tante volte sembra l'unica strada percorribile. Invece il tentativo, anche perché supportato da esempi già presenti, ci sono, è possibile non finire i propri anni in istituto, è possibile intraprendere percorsi diversi, ci sono già modelli veramente utili rispetto a questo. Penso alle case famiglie, ai co-housing, al fatto che ci siano anziani che scelgono di vivere insieme mettendosi magari due o tre persone insieme, condividendo, quindi mettendo insieme le proprie pensioni, e quindi possono essere anche aiutati da qualche badante, per esempio. Quindi l'esempio delle badanti per noi in Italia è molto importante, ci sono tanti anziani che possono stare a casa grazie alle badanti, quindi penso che supportando questi esempi anche di domiciliarità sicuramente si può pensare a un futuro diverso. Poi il fatto che senza anziani non c'è futuro può sembrare qualcosa di strano, perché gli anziani sono alla fine della loro vita, però è anche vero che sono la nostra memoria, quindi noi siamo portati a guardare al futuro proprio anche un po' imparando da quello che gli anziani hanno da dirci, quindi sono un bene prezioso, ecco.